Tra caso e necessità, si gioca da millenni la partita del progresso. Tra eventi naturali e fattori antropici, l'analisi e la mitigazione del rischio diventa sempre più difficile, sempre più complessa. Terremoti, frane, inondazioni, incidenti, attentati, crolli, minano la condizione fondamentale per la qualità della vita, la sicurezza. Sicurezza per EUCenter vuol dire affidabilità degli edifici e delle infrastrutture in cui viviamo. Vuol dire identificazione e valutazione del rischio sismico. Vuol dire ingegneria e sperimentazione strutturale. Vuol dire ricerca, innovazione e tecnologia. Vuol dire qualità della vita e benessere per tutti. Nella complessa partita tra statica e dinamica, tra pericolosità e vulnerabilità, tra previsione e prevenzione, EUCenter lavora per tutelare la vita e i suoi valori e per un mondo più stabile e più sicuro per tutti. EUCenter, ricerca e scienza della sicurezza. La Fondazione EUCentre è uno dei più importanti centri di ricerca nel settore della sicurezza, con particolare riferimento all'ingegneria sismica. Cosa facciamo qui in EUCentre da più di 13 anni? Simuliamo i terremoti. Il tema sembra strano o apparentemente anche inutile. Il vero problema nell'ingegneria sismica è che noi sappiamo quando c'è un edificio che crolla a seguito di un terremoto, com'era prima e com'era dopo. Ma non sappiamo mai cosa succede durante il terremoto, perché nessuno è lì a misurarlo, perché non sa che ci sarebbe stato un terremoto. Quindi per sapere cosa succede a un edificio durante un terremoto, bisogna sapere quando c'è il terremoto e andare a fare le misure. Ecco, siccome non si può sapere, lo facciamo noi. La storia del laboratorio EUCenter inizia nel 2005 con lo sviluppo del primo simulatore di terremoti, una tavola vibrante di grandi dimensioni
la più grande attualmente in Europa, sia per dimensioni che per potenza che riesce a sviluppare. Oggi abbiamo all'interno dei nostri laboratori sei diverse strutture di prova. Quella che abbiamo alle spalle è l'ultima realizzata dalla fondazione EU Center, è una tavola vibrante, si differenzia rispetto alla prima per il fatto che è in grado di sviluppare spostamenti in più direzioni, mentre la prima era una tavola, cioè cosiddetta monoassiale, quindi con uno spostamento in un'unica direzione, cioè nella direzione orizzontale. Questa invece è in grado di riprodurre spostamenti sia in direzione orizzontale che verticale, che le rotazioni attorno a questi assi. Quindi diciamo è una simulazione per molti aspetti molto più completa. Da oggi abbiamo anche un laboratorio che ci consente di simulare cosa succede dentro l'edificio, quindi non più solo la struttura. Immaginatevi un ospedale che durante un terremoto non crolla, resiste, ma tutto ciò che c'è dentro crolla. È chiaro che il danno economico alle persone può essere comunque molto rilevante. Ecco, studiare cosa succede dentro un edificio durante il terremoto fa parte della nostra nuova mission. La missione di EU Center oggi è quella di creare valore per la popolazione, per i nostri fondatori, creare valore per le imprese che vogliono migliorare i loro prodotti, creare valore per i progettisti e i costruttori di edifici. Thank you.
Isotex è leader da 30 anni nella produzione di blocchi e solai per costruzioni antisismiche a risparmio energetico. Le strutture antisismiche Isotex sono in calcestruzzo armato e sono collegate dalla fondazione al tetto. Gli edifici realizzati in Isotex hanno resistito senza alcun danno ai terremoti dell'Emilia 2012, Abruzzo 2009 e Umbria 1997. Isotex, edifici antisismici e a risparmio energetico, per sentirti di nuovo al sicuro.